Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme quest'altro nuovo video. Seguitemi. Qui ho fatto un impasto con semola di Altamura e farina macinata a pietra di tipo 1. Ho aspettato la prima lievitazione, ho fatto i 3 giri di pieghe a 3 ed ora procedo per formare la pagnotta. Allargo l'impasto. Ho messo pochissima semola sul piano di lavoro. Ok. E procedo in questo modo. Spingo con le mani, delicatamente, non tanto, però per far attaccare bene, in modo che non rimangano dei buchi anomali. Ok. E piego così. Naturalmente questo è soltanto un modo per formare la pagnotta, eh. Ci sono poi altri modi che magari vedremo un'altra volta. Porto i lembi al centro, così. Ancora, ecco qua, l'arrotondo, la pirlo un pochino e la mia pagnotta è pronta. Il procedimento della prima parte dell'impasto lo ritrovate in quasi tutti i video, sul mio canale ce ne sono tantissimi. E per questo ho voluto accorciare e farvi vedere soltanto magari la formatura e la cottura della pagnotta. Metto ancora un po' di semola sopra e preparo il cestino. Io il cestino lo uso con il telo. Ho visto che alcuni mettono direttamente senza telo, ma io preferisco fare così. La chiudo bene, come avete visto, ho messo la chiusura in alto perché poi quando andrò a cuocere la ribalto. Io ora farò il solito passaggio in frigo, questo perché questa pagnotta mi serve per il giorno dopo, altrimenti potete, se iniziate la mattina potete fare tutto in giornata. Ci metto un canevaccio sopra. E poi infilo in una busta sigillata e metto in frigo fino al mattino. Ed ecco qua, la pagnotta il mattino dopo. Ora la terrò un pochino a temperatura ambiente. Vedete, si sta spaccando, quindi direi che è pronto da infornare, però gli do tempo, intanto che si scalda bene il forno. Ho messo anche un pentolino. Intanto comincio a ribaltarla, sulla carta forno, in questo modo, così. E vado anche a fare i tagli. Diciamo che queste farine, meglio lavorarle in giornata. Io ho fatto questo passaggio proprio perché mi serviva il pane per il giorno dopo. Però avete visto, si stava spaccando, anche se il mio frigo non sta molto alto, ha rallentato un pochino la lievitazione, ma forse è stato troppe ore. Bene, vediamo cosa posso fare su questa pagnotta. Intanto faccio una croce così con la lametta, facciamo sempre attenzione con la lametta. Affondo un pochino e poi ci farò dei disegnini, delle spighe. Vediamo. Diciamo che sui disegnini possiamo copiare qualche sito. Io ad esempio seguo delle persone che fanno dei disegni incredibili sul pane. Se
su Instagram. Quindi magari un occhio così, a meno che non abbiamo talmente tanta fantasia che ci inventiamo noi qualcosa. Qui ad esempio voglio scrivere 2020, questo 2 assomiglia più a una S, però ci provo. Ok. Bene, vi faccio vedere anche la cottura di questo pane, così vediamo la riuscita. Ecco qua, ho infornato, naturalmente temperatura al massimo, dopo 20 minuti ho tolto il pentolino ed ho abbassato a 220, gradualmente poi a 200, il tutto per 45-50 minuti, lasciando poi un pochino a spiffero. Una volta freddo, tagliamo, bello croccante, non è cresciuto molto in altezza, ma a me sta, va meglio così. Ecco qua. Beh, non è molto alveolato, ma considerato il tipo di farina macinata a pietra e poi la semola, va bene così. Ora mi taglio qualche fetta che andrò poi a surgelare. Così quando poi la rinvengo, è come se fosse ancora fresco. Magari ci servirà per una bruschettata. Sì, direi che non è male. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, vi rinnovo ancora un buon 2020 e ci vediamo prossimamente per un altro video. Ciao a tutti!